sulla base delle nostre competenze, che sono esclusivamente competenze di terra, insomma, per quanto riguarda il comune. Ricordo, e se sbaglio con legittimi, che sulla base dell'attuale tempi di spostamento dovrebbe arrivare attorno all'una, alle due della domenica, notte, sabato notte, domenica mattina, perché ormai siamo solo domenica. In virtù di questa scelta, di queste tempistiche, noi attiveremo alle ore 4 il nostro tavolo nella sala di emergenza, che sarà naturalmente a disposizione da subito attraverso un numero verde. Alle 4 della notte o alle 4 del giorno, 16 della prima? No, alle 4 della domenica. Lo facciamo perché poi è quello, diventa quello un momento, diciamo, strategico per avere un ruolo da questo punto di vista. Lo facciamo attivando il nostro numero verde, che ricordo che è l'800 177 797, e saremo ancora una volta al servizio, diciamo, della città, anche se nessuno ce lo chiede, ma crediamo che questo sia un ruolo ben chiaro e un dovere della protezione civile stessa. Come ci muoviamo? In virtù del fatto che il rapporto, come sapete, è fondamentale, strettissimo tra protezione civile e polizia municipale. In virtù del fatto, anche naturalmente in maniera condivisa con Elena Fiorini, con Giacomo Tinello, che è responsabile, soprattutto Monica Bocchiardo, che è anche vicecomandante di polizia municipale, oltre che la nostra responsabile di protezione civile. Saranno 5 le pattuglie, diciamo, sul territorio, che si muoveranno, Monica, tra Pelchi e Resina, in questa zona un po' strategica. Tra queste 5 pattuglie, una si dedicherà maggiormente, diciamo, sulle alture, ecco, in virtù del fatto che anche sulle alture. 3 di polizia ambientale invece si concentreranno più sulla parte a mare, perché noi prevediamo, questo grazie al lavoro che ha fatto Monica Raducci insieme ai collaboratori, noi in questi giorni non è che siamo stati, come si dice, a pettinare le palle. Abbiamo fatto svariati giri, abbiamo un po' verificato e controllato, ci pare di capire che la spiaggia, lo spiaggione, diciamo, di Voltri, dal capolinea, sia il luogo più, come dire, caratteristico rispetto ad assistere alla manovra, no? La manovra che poi porterà la Concordia ad attraccare. Lì avremo 3 pattuglie di polizia ambientale che si alterneranno su 2 turni, e poi avremo, importante anche questo, perché questa è la nostra filosofia, i professionisti e i volontari devono lavorare in maniera sinergica, nel rispetto dei ruoli, avremo 4 squadre al mattino e 4 squadre al pomeriggio. Tenete conto che una squadra è composta da circa 4-5 persone, insomma, quindi avremo circa 4... 2 turni sempre sulla domenica, sì. E questo perché? Perché nello specchio d'acqua ci saranno naturalmente, da parte di alcune altre forze del Carabinieri, se non ricordo male, con gommoni, che cercheranno di evitare che, come dire, che le operazioni così delicate possano essere disturbate. Allora noi da terra collaboreremo con loro per evitare che naturalmente ciò avvenga. L'aspetto importante è anche questo, che abbiamo ultimato qualche minuto fa un rapporto altrettanto utile con i vigili del fuoco, con il 118. Quindi nei pressi della piazza, che non mi ricordo come si chiama, la piazza del municipio, Gaggero, che è un po' il cuore anche questa di Voltri, lì saranno presenti i mezzi dei vigili del fuoco. Non è allarmismo, è soltanto un modo per presidiare e garantire anche sicurezza a quella parte del territorio. I vigili del fuoco, il 118 e noi, e la protezione civile con una tenda, insomma.